Sarà restaurato e riportato al suo splendore originario il crocifisso dell'altare maggiore della chiesa di San Pietro a Seano, opera attribuita a Nino Pisano, risalente alla seconda metà del XIV secolo, la più antica in assoluto tra quelle conservate a Seano. Oggi il crocifisso è stato rimosso e trasferito a Firenze per il restauro, che è stato valutato dalla Soprintendenza per i beni architettonici di Firenze e approvato dalla Curia di Pistoia, a cui la parrocchia appartiene. A livello strutturale, presenta delle fenditure, ci sono sul busto come delle aperture, che vuol dire che ci sono dei problemi nel legno originale dovuti a sbalzi termoigrometrici, temperatura, umidità. Il mio intervento consisterà soprattutto nel rimuovere una ridipintura, cioè il colore che ora vediamo sulla superficie, rimuoverlo perché non è originale, non è pertinente. Credo che il mio compito, sempre in accordo con quella che sarà la direzione lavori, sarà quello di rimuovere questo strato e di cercare di arrivare all'originale. Grande la devozione attorno al crocifisso che, salvo intoppi, tornerà sull'altare maggiore nel 2017, in tempo per la festa del Santissimo Crocifisso che si celebra ogni 5 anni. Nel frattempo i parrocchiani potranno mantenere la loro tradizione di preghiera e venerazione grazie alla copia della scultura in legno realizzata dall'artista Gianfranco Pecorai. Molta devozione perché è tradizione proprio portarlo anche per le vie del paese, in quanto la devozione sentivano che questo crocifisso era proprio qualcosa che metteva anche nel cuore dei credenti quella capacità di sentire che davvero Gesù ha amato fino alla morte di croce. Il restauro costerà qualcosa meno di 8.000 euro. Esiste un comitato, che è lo stesso comitato che anima la festa storica del Santissimo Crocifisso, e il comitato si è preso l'onere e l'onore di ricercare i fondi perché non ci sono finanziamenti pubblici. E noi però ci impegneremo a ricercare fondi dal territorio.